Pronti? Chiudiamo il garage, mettiamo i guanti e si parte. No, è tutta appannata. Ok. Pronti a partire. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video dopo tanto tempo. Tanto, vabbè. E niente. L'importante è che siamo ancora qua. Oggi andiamo a Dai Curzio insieme al mio amico Tommaso, che fa anche poi lui parte del mio canale, del nostro canale. E nel frattempo qui c'è una catena di una moto, come vedete. Allora, stiamo andando da questo mio amico perché dobbiamo fare i suoi cerchi motardi. Cioè non è che dobbiamo farli, dobbiamo mettere il nastro sopra i cerchi perché vuole farli tipo rossi, una roba del genere, non ho capito bene, però dopo vediamo, dai. Adesso vado a raggiungere Tommy e poi andiamo. Nel frattempo sto fermone col telefono, porca troia. Tra poco mi sa che farò un video dove cambierò la frizione. Magari mi farò aiutare da Alessio Vicentin, che ha anche lui un canale YouTube. E perché lui è molto bravo a fare queste cose. Il motore, il blocco me l'ha chiuso lui, me l'ha aperto lui, ha fatto tutto lui. Ho grippato un'altra volta. Parliamone. Allora, in poche parole, dopo essere aver grippato quella volta là sul Pagani, cioè che è una strada lunga, stavo tornando da scuola tutto contento, la moto l'ho sistemato, ero tutto felice. E allora ero su viale delle industrie di Monza. E a un certo punto che è successo? Sento tipo un trittio, dentro il motore. Allora ho iniziato a rallentare, già stavo andando piano, c'era il camion della spazzatura dietro che mi suonava. Allora dopo cosa è successo? Dopo aver fatto quel rumore, ho fatto il sottopassaggio e si è bloccata la ruota dietro. E niente, da lì ho grippato un'altra volta. Il motivo della grippata è stato che la moto si era surriscaldata troppo e la differenza di temperatura tra il cilindro e il pistone, questo qui è quello che mi ha detto il meccanico, non andava bene, uno si è dilatato, l'altro no, e non ho capito. E quindi è successo che si è bloccato e ha crippato. In realtà ho rotto la fascia, però non so come. Però vabbè, per me non è un motivo valido, cioè non ho capito bene. Però c'è questo problema qui che se la tiro con questo tempo si crippa. Comunque vedo che i video, cioè comunque anche se li ho messi un pochettino, vedo che ha commentato ancora. Ad esempio l'altro giorno qualcuno ha commentato facendo i complimenti per il video, così. E grazie mille, lo ringrazio, non mi ricordo il nome. Invece sotto il video del KTM un ragazzo ha scritto di fare un video in cui specificava come andava, cioè quanto spendeva, queste cose qui, che avviso questo ragazzo arriverà molto molto presto, finisce la manutenzione e arriva molto molto presto. No, veloce! Perché quel semaforo lì dura pochissimo. Questa qui tra l'altro è la via in cui ho grippato, quindi cioè non porta molta fortuna. Sempre un botto di vibrazioni questa motoretta. Cioè adesso mi è partita la moda di house party. Non so se sapete cos'è, figa, scrivetelo nei commenti, perché dobbiamo farlo assolutamente tutti, perché è strabello, ormai è una droga, cioè ogni giorno devo controllarlo. Però fa un po' schifo, cioè l'idea c'era già Skype. Vabbè. Ah, tra poco ci sarà un raduno, due raduni o tre raduni, boh, 5 marzo, karate, vuole partire. Qui abita Lollo Crippa. E noi giriamo qua. Proprio qua.
che poi c'è questo problema della frizione che mi stacca a caso, figa. Perché non tiene, figa, è nuova, cazzo, era nuova, non so che cazzo ci ha fatto il meccanico, figa. Cioè, io non lo so come fare la frizione. E allora è giusto. Allora adesso io ho su delle semitassellate, no, semistradali, scusate, su cerchi da enduro. E fanno veramente, veramente cagare, mi sento stupido andare in giro con queste gomme. Niente, da una persona che c'era in un gruppo del raduno, si chiama Luca, molto gentile, mi ha venduto i cerchi Motard per la mia moto e adesso li sto facendo rigommare e poi faccio anodizzare i cerchi, così diventano più fighi.